riguarda l'idea, il progetto di questo convegno che inizierà nel pomeriggio del giorno 27 e proseguirà con tutta la giornata del 28 qui a Cagliari, al piccolo auditorium, come è stato precedentemente detto, la prima cosa che va ribadita è che è un progetto, è uno stimolo che noi abbiamo ricevuto appunto dalla regione Sardegna e poi dal comune di Cagliari per organizzare questi due giorni. Dal titolo fortemente voluto dalle parti in causa, Un secolo di rivoluzioni, percorsi gramsciani nel mondo, cioè un titolo che in realtà come dire, interseca due percorsi. Uno è l'analisi del secolo XX, il secolo breve, no? Che si dice nato iniziato con la rivoluzione del 1917, e l'altro quello di studiare come il pensiero di Gramsci negli avvenimenti spesso drammatici e conflittuali di questo secolo è intervenuto a vari livelli. L'obiettivo del convegno è quello appunto di presentare un Gramsci così come è studiato in Europa, in Italia e in Europa, ma anche fuori dall'Europa, con due focus particolari che rappresentano appunto le due ultime sessioni, che riguardano una l'America Latina e l'altra il Medio Oriente, o mondo arabo se vogliamo usare l'altro termine. Perché? Perché in queste due parti del mondo, ma non sono le sole, avremmo potuto anche ampliare ad altri, ma speriamo di avere ulteriori occasioni per poterlo fare, in queste due aree del mondo gli studi gramsciani sono molto avanzati e sono utilizzati, le categorie gramsciane sono utilizzate anche come chiavi di lettura per gli avvenimenti più recenti, avvenimenti politici ma anche avvenimenti che riguardano il dibattito culturale. Dico un'ultima cosa prima di passare la parola al collega amico Mauro Pala: avremo tre sessioni in questo convegno, la prima introduttiva intitolata Dall'agire rivoluzionario al populismo, conflitti e rivoluzioni nel secolo breve, e poi delle sessioni, anzi in realtà sono quattro perché abbiamo suddiviso la mattinata del 28 in due sessioni, una intitolata Conflitti e rivoluzioni nel XXI secolo, prospettive epistemologiche gramsciane, e poi i due focus, il focus della sessione intitolata Movimenti controegemonici e le rivoluzioni passive in Asia e in America Latina, e l'altra con i percorsi rivoluzionari in Medio Oriente. Il tema della rivoluzione farà da filo conduttore nel senso più ampio del termine, parleremo non solo di rivoluzioni arabe, non solo dei movimenti rivoluzionari o di resistenza dell'America Latina o delle rivoluzioni passive in Asia, ma parleremo anche per esempio di come la rivoluzione iraniana, che per alcune correnti di pensiero segna la fine del secolo XX, nel 1979 ha scardinato gli equilibri, diciamo, del Medio Oriente. E mi fermo qui e passo la parola.